La prova che qualcosa non va nelle nostre istituzioni è data da una storiella divertente che con Pulcinella, che è qui, ma anche con l'orso Ciro, che ha voluto partecipare a questa occasione d'incontro, da una storiella che vi raccontiamo oggi. E che storia è? Io qui ho dei documenti per dimostrare che non me la sono inventata, perché sembra quasi che sia finta. Il giudice di pace, la dottoressa Maria Grazia Caruso, che leggo qui, ha in sostanza condannato la regione Campania a pagare una certa somma, che adesso vi dirò. Ma la cosa carina, dice, vabbè, direte voi, e quindi ha detto Pulcinella, beh, allora quindi i giudici di pace apposta stanno per condannare. No, la cosa particolare è che la causa ha visto contrapposti davanti al giudice di pace la regione Campania alla provincia di Napoli. Adesso la provincia di Napoli, siccome abbiamo abolito le province, sono rimaste praticamente uguali, però si chiamano città metropolitane. Allora la provincia di Napoli si chiama città metropolitana di Napoli. Allora la città metropolitana di Napoli ha fatto causa alla regione Campania. Per avere una somma che è questa che viene decisa in questo decreto ingiuntivo, che è di 3.720,72 euro. Ora, che cosa è successo? La storia è molto semplice. Un dipendente, insomma, della provincia di Napoli, che adesso si chiama Città Metropolitana, ha fatto causa, una causa di lavoro. Ha fatto una causa di lavoro al suo datore di lavoro, cioè all'ente, ed è stato. Ha avuto ragione, è stato dichiarato vincitore in questa causa e quindi ha fatto causa sia alla regione che alla provincia per una serie di ragioni. Insomma, la regione e la provincia sono state condannate a pagare a questo signore le spese legali del suo procedimento e sono state condannate in solido. In solido non vuol dire in maniera compatta, vuol dire in maniera insieme. Cioè dovevano pagare sia l'una che l'altra e quindi dovevano fare a metà. Che cosa è successo? Che la Regione Campania, il buon presidente governatore di tutti i mari, De Luca, Vincenzo De Luca, se ne è guardato bene dal pagare. Per cui questo vincitore della causa ha chiesto tutto alla provincia, che ha messo mano alla tasca, come direbbe Pulcinella, ha messo mano alla sacca in napoletano. Ha messo mano alla tasca e ha pagato la somma che doveva pagare. Che cosa è successo però? La provincia di Napoli poi ha scritto con una nota di alcuni anni fa, ha scritto alla regione Campania, poi ha ribadito recentemente la sua richiesta, dice regione, mi devi dare la metà di quello che abbiamo dovuto pagare. Perché la sentenza che aveva condannato sia la regione che la provincia a pagare dividendosele le spese a favore di questo signore è una sentenza del giudice di pace di Nola del 2010, per la precisione la sentenza 3339 del 2010. Quindi, che cosa è successo? Il buon De Luca, e qua l'orso Ciro ce l'ha. L'orso Ciro invita De Luca ad essere presente su questa cosa. Il buon De Luca non si è guardato bene dal dare la sua quota, che sarebbero appunto 3.720,72 euro alla provincia che aveva anticipato per conto di tutti e due. E quindi la provincia di Napoli, visto che evidentemente i colloqui nella politica non ci sono più come era un tempo, si passa al giudice anche per parlarsi tra istituzioni, ed è questa poi la notizia, al di là della cosa divertente. Per cui la provincia è andata da un altro giudice, il giudice di pace Maria Grazia Caruso, come dicevamo prima, a dire, giudice, dovete condannare la regione a darci questi soldi. E il giudice ha emesso un decreto ingiuntivo affinché la regione paghi. Ora, evidentemente, inutile dirlo, lo saprete in tanti, tra l'emissione di un decreto ingiuntivo e il reale pagamento ce ne corre. Probabilmente il buon De Luca se ne fregherà altamente anche, stavo per dire un'altra parola, se ne fregherà altamente anche del decreto ingiuntivo. Di fatto la cosa singolare è che la giustizia, poi uno dice perché la giustizia si sovraccarica? Perché perfino quando parlano le istituzioni tra di loro occorre che il giudice intervenga. E poi uno si chiede, ma allora perché i giudici si credono i salvatori della patria? Perché ce li abbiamo trasformati noi, ad essere salvatori della patria? Fino a poi a fargli diventare sindaci, governatori, per tutte. Cioè, il giudice crede di poter fare,
qualunque cosa, perché tanto viene chiamato per risolvere qualunque problema, anche quelli che in una politica che funziona si sarebbero non solo risolti altrove, ma non si sarebbero mai neppure posti, perché se la politica funziona, queste figure di merda non si dovrebbero, non ci si dovrebbe arrivare. Allora, io ho raccontato questa storia per farvi riflettere, come diceva una vecchia pubblicità dell'amico Renzo Arbore, meditate gente, meditate. E per completezza di informazione, alla Regione Campania questa storia è costata oltre i 3.720,72 euro che già doveva dare, è costata anche la condanna alle spese legali che assommano ad un totale di diciamo poco più di 400 euro, perché sono 315 euro di spese per il procedimento, di 76 euro per cassa, avvocati, eccetera, e di 80 euro per i diritti. Questo qua c'è anche la specifica. Allora, io vorrei dire a De Luca, invece di mettere la ringhieretta, di fare questi affannati mentali, come direbbe Crozza, però lo dobbiamo dire a Crozza, perché ormai non si capisce quando finisce De Luca e quando comincia Crozza, o quando finisce Crozza e comincia De Luca. Certo è che l'orso Ciro... Ehi! Ma allora non capisci! Allora non capisci, ha detto l'orso Ciro. Detto questo, da Golem è tutto, vi saluta Pulcinella. Sperando che non venga chiamato in giudizio per dare qualcosa di soldi anche lui, perché ha detto Pulcinella: io non c'ho una lira, Bambole non c'è una lira. Era un vecchio musical. Arrivederci.